Buongiorno amiche e amici rossoneri, buon martedì di partita a tutti ragazzi. Ah beh, si torna a giocare di nuovo in Champions League ragazzi, ma questa volta deve essere quella buona, questa volta deve assolutamente portarci una vittoria, non è possibile, non è concepibile non pensare di vincere stasera. Intanto vi invito andare a vedere la live di ieri sera, perché abbiamo ricominciato, è ufficiale, abbiamo ricominciato da ieri sera. Ogni lunedì ci sarà il lunedì rossonero con quelli della 104, piano piano ci organizzeremo anche con ospiti, amici, eccetera eccetera, però ci siamo. Il lunedì sera appuntamento fisso dalle 21 alle 22 circa, 22 qualcosa, con me, Alessandro e Luca di base, e poi tutti gli altri che verranno, chi ci vorrà essere, vediamo quello che succederà. Quindi andate a guardarvi la live ieri sera, è stata comunque molto carina, molto fluida come sempre. Sapete che io non sono un personaggio costruito, chi mi scelgo non lo è altrettanto, tutte persone semplici e spontanee, quindi andate a dargli un occhio e non dimenticatevi di continuare a iscrivervi a questo canale e anche al canale Milan Futuro, ok ragazzi? Detto ciò, stasera si torna a giocare e deve esserci la svolta, ragazzi. Deve esserci la svolta. Dobbiamo veramente dare quel giro di vite. Ce l'avevo giusto in mano, mi è venuto in mente. Quel giro di vite per iniziare un percorso diverso. Un percorso diverso che ci proietti verso qualcosa di importante. È vero che fino adesso in Champions League abbiamo affrontato squadre complicate, tra le più forti. È vero che la prossima è Real Madrid in casa. Poi dovrebbero essere diverse squadre in discesa. Per arrivare ad avere la possibilità di qualificarci agli ottavi, bisogna fare almeno 12 punti. Almeno 12 punti. E per adesso siamo a 0. Cominciamo alle prime 3 stasera? Che ne dite? Io direi che non sarebbe male. Però attenzione, perché ieri sera disquisivamo proprio in live di questa cosa. Luca era sicuro che il Milan vincesse stasera. Io ho detto aspetta, no, calma, io non mi sbilancio, perché questo Milan è imprevedibile, perché come sapete io lo chiamo il Milan a gobbe di cammello, perché ha un percorso molto altalenante e l'imprevedibilità è molto alta. Soprattutto invece al contrario, quando gioca Leao la prevedibilità è molto alta, perché bene sì signori, perché contro l'Udinese abbiamo visto un Milan più imprevedibile, un Milan più propositivo, un Milan diverso, slegato, senza il frenamano, senza determinate condizioni. Il Milan per assurdo ha giocato meglio senza Leao, e ribadisco il concetto, non vuol dire che non mi serve Leao, non ci serve Leao, vuol dire semplicemente che ha giocato meglio senza Leao. Quindi anche con Leao bisogna trovare quel modo di far giocare bene così il Milan. Stasera dovrebbero ritornare in campo Leao e Theo. Attenzione, dovrebbero. Perché il mister è stato molto chiaro e sta cominciando a piacermi. Sta cominciando a diventare il mister che io vorrei da quel punto di vista. Perché parla, ovviamente, nella conferenza prepartita di ieri, gli hanno fatto diverse domande anche sul caso Leao, il misterioso caso Leao. E lui risponde, ma il caso lo fate voi, perché per voi è un caso che non giochi Leao, ma deve essere la normalità, il fatto che io debba scegliere chi gioca e chi no per il bene del Milan, perché prima di tutto viene il bene del Milan, e poi i giocatori. È un concetto giustissimo, è un concetto corretto. E lo aveva già ribadito quando disse del Casio, no? Quando disse a me non interessa un Casio, e dico Casio ma avete capito, il nome del giocatore, non mi interessa, mi interessa chi e cosa può fare, se si allena bene in settimana. Diciamo che Fonseca sta tirando fuori la sua personalità, e anche se determinati giornalisti lo accusano di essere la colpa di tutti i mali, no? Perché lui è un soggetto che anche alla Roma è andato a scontrarsi con Zeko, quindi si scontra sempre inevitabilmente con le prime donne delle varie squadre, ma da un certo punto di vista fa anche bene. Io non metto in croce Fonseca, perché mancava secondo me da tempo
un allenatore che avesse il coraggio di fare questo. E inizialmente, ve lo dico sinceramente, non sembrava che Fonseca fosse così. O magari era frenato da qualcuno che non lo faceva essere realmente così. Inizialmente tutti, anche io compreso, abbiamo detto è arrivato l'altro yes man, quello che i giocatori non lo rispettano, in campo fa fare quello che vuole. All'inizio non è più così. Non è più così, come vedete, lui dice anche, tra l'altro, Fonseca ieri in conferenza, perché Leao non è assolutamente incavolato, anzi, nello spogliatoio ha festeggiato la vittoria con i compagni, e questo è stata una cosa che è molto piaciuta a Fonseca. Quindi li vuole così, Fonseca, anche se non giochi devi essere felice perché la tua squadra ha vinto. Anche se non giochi non devi tenere il musone, non ti devi comportare male in campo, altrimenti stai fuori di nuovo. E ci sta tutta. Infatti dice, non lo so se Leao gioca stasera, vediamo. E se giocherà, secondo me a Leao conviene comunque fare la sua partita e giocare bene, perché io credo che Fonseca si sia accorto che Leao in campo non dà tutto quello che può dare. Si era parlato di una conseguenza delle sue dichiarazioni, parlo di Rafa, in nazionale, dove diceva che lì si sente apprezzato, sente la fiducia, qualcuno dice, ah ecco, lui è stato punito per le sue dichiarazioni. C'è chi sostiene che sia stato punito fra vari giornalisti, e c'è come Fonseca definisce semplicemente una scelta tecnica. Ora, se la verità sta in mezzo, a me sinceramente frega niente. Se la verità sta in mezzo, va bene anche così. L'importante è che ci sia finalmente di nuovo più disciplina, che si cominci a capire che la disciplina è importante all'interno di un club, all'interno di una squadra, perché siccome già non abbiamo obiettivi, già non abbiamo ambizioni particolari se non quella economica, lasciateci almeno la disciplina, perché con la disciplina molto probabilmente si ritorna a essere ordinati, si ricomincia a giocare, si comincia a avere più rispetto di quello che è soprattutto la maglia, il blasone e fra compagni, si cominciano a non vedere più queste schifezze come cooling break, come atteggiamenti vari eccetera eccetera, che non devono esserci in un grande club come dovrebbe essere il Milan. Quindi mi aspetto questa sera una gran bella partita, mi aspetto una gran bella partita, mi aspetto un Rafa Leao determinato e incazzoso, mi aspetto un Theo Hernandez che abbia voglia sulla riga di Leao di fare altrettanto, e mi aspetto i tre punti perché sono necessari. Ragazzi, neanche stasera facciamo tre punti, non è che è finita, però è molto, molto, molto difficile riuscire a arrivare al passo più avanti. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzoli belli. Intanto continuo a lavorare. Sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi. Adieu.